Allora, questo è un video, un tutorial per fare questo, la parte delle contralto di questo brano, spiritual, però gospel, non lo so ancora se è uno spirito, forse è uno spiritual gospelizzato, diventato Gospelantibus, perché Eddie Hawkins è diventato celebre, poi ultimamente è diventato un brano standard di Natale. Questo brano Eddie Hawkins l'ha scritto negli anni 70, dunque non è tanto antico. Mi dico Happy Day. Dunque faccio la parte del solista, ma anche poi quella delle contralto in mezzo. Oh, solista, oh, Happy Day. Inventare cose diverse, finali un po' più improvvisati, più cambiati, un arrangiamento dinamico, diciamo questo.